Allora, tante belle cose, una novità italiana di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Gianfelice Imparato. Giustissimo. È un produttore importante come Valerio Santoro. Valerio è importante come produttore perché è un produttore che sta camminando da un po' di anni sulle sue gambe, sta producendo con grande coraggio sulle proprie forze, e credo che questa sia una cosa encomiabile perché il teatro ha bisogno di questo tipo di realtà. Edoardo e Valerio e Alessandro sono una triangolazione strana che è cominciata quest'inverno quando mi ha chiamato Edoardo, dice: Edoardo, infatti, l'ha chiamato. Alessandro, ho visto il tuo ultimo lavoro, è la scena da un matrimonio, mi piacerebbe lavorare con te, ho un testo nuovo. Ci conoscevamo da tanto tempo, ma sempre detto: guarda, mi piacerebbe tantissimo lavorare con te. Quelle cose che ci si dice sempre quando ci si incontra in occasioni sociali, eccetera. Invece quest'anno è proprio successo, mi ha squillato questo telefono, dice: sono Edoardo Erba. E lì è partita questa avventura. Ho conosciuto Valerio, Valerio stava facendo ancora, c'erano Loro di Napoli. L'Oro di Napoli, esattamente. Un grande successo di quest'ultima stagione. Io ti ringrazio per queste parole, Però però sai che diciamo sono sono sincero, no? sincerissime, però diciamo che in questo triangolo io sono il più giovane, quindi il più piccolo, qua da sempre desideravo di lavorare con il È il più grande giovane ed regista è quello che Alessandro comanda. D'Alatri e con il grande autore Edoardo Erba, per cui insomma ringraziando il cielo, No, è sia una con bella questo squadra, triangolo, è una bella una bella squadra, squadra. Diciamo che è una bella con Maria squadra. Amelia e con Gianfelice che penso sono rappresentano veramente due attori di altissimo livello, di grande qualità, e quindi si sta creando veramente un'energia positiva intorno a questo gruppo e a questo lavoro che Io credo che il teatro abbia bisogno, ma più o meno tutto ha sempre bisogno di questa dose di energia e d'amore, no? In questo spettacolo è vero che stiamo lavorando tutti quanti con un grande entusiasmo, stiamo verissimo, divertendo. verissimo. Abbiamo qui le prime bozze Ah, infatti. dei primi materiali che Visto stanno che sta qua, facciamo arrivando. vedere. Facciamo vedere, Prima dai. facciamo No, le prime ipotesi sono, però sono molto divertenti. Eccole qua. Tante belle cose, ci facciamo il super da soli. È il super fatto in casa, questo qui. No, è uno spettacolo importante perché, come sempre, Edoardo, che è uno dei drammaturgi più interessanti italiani, contemporanei, ha prodotto un lavoro straordinario perché riesce a unire uno sguardo ironico, sulle debolezze, sulle fragilità degli esseri umani. Sono quattro attori sulla scena, quattro personaggi, ognuno rappresentato con uno sguardo dolcissimo e ironico, sulla propria solitudine, ma nello stesso tempo è un testo divertentissimo, molto brillante. Io avevo voglia di fare una commedia a teatro. Insomma, l'ultimo lavoro è stato Scena da un matrimonio di Bergman, che è un bellissimo. bellissimo lavoro, ma chiaramente ha anche un suo peso specifico particolare. L'esperienza di lavorare con una commedia dove si va incontro al pubblico con un divertimento, con una forma di intrattenimento particolare, ma nello stesso tempo dove c'è una tematica di fondo che è importante, che sono gli esseri umani. Edoardo presta sempre molta attenzione a mettere al centro della scena l'essere umano. E in una società come questa, dove in realtà l'essere umano invece è sempre in qualche modo, come dire, seppellito, Sopraffatto dalle sepolto cose. dalle cose, no? Allora, tante belle cose, esattamente Questo. questo cuore, no? Che noi vorremmo raccontare e vorremmo mettere in scena per metà di novembre, Debuttiamo a metà novembre esatto, e nella piazza andiamo di di Ascoli. andiamo ad Ascoli Piceno, Sì. nelle Poi passiamo per Milano al Teatro Manzoni Marche. E quindi va e c'è una bene. bellissima tournée ringraziando il cielo. E questo è il piacere di lavorare con una persona appassionata come Valerio, che già a oggi siamo Ma il al. piacere è tutto mio. Siamo al. Che giorno è oggi? Siamo a 19 19 maggio, già sappiamo tutte queste belle informazioni. Io maggio. Hai capito niente? non vedo l'ora di cominciare le prove, che cominceranno più o meno a metà ottobre, e ci sarà una bella sorpresa per quello che riguarda la colonna musicale di questa operazione, ma questa ve la diremo un po' più avanti perché ogni tanto ci saranno delle pillole in più Un tassello in più. sul nostro sito che è tantebellecose.org. Grazie. Prego.